In questo video volevo parlare un po' di come usare il colore in Manga Studio X. Come prima cosa bisogna impostare la tavola per il colore, perché di solito si apre di default impostata su monocromo ed è questo il motivo per cui tante persone non riescono poi a usare i colori, perché viene sempre fuori il grigio se è settata su monocromo. Quindi noi dobbiamo scegliere colore, dare l'ok e poi lavorare sulla nostra pagina. Io già qui ho predisposto un disegno di prova su cui fare un po' di cose. L'altra cosa che volevo dire è che quando si aggiunge un livello, anche qui bisogna stare attenti che non sia predisposto su bianco e nero, ma su colore, sempre se vogliamo usare il colore. Questa cosa si può fare andando in preferenze, layer, le opzioni di default. Ecco, qui si possono scegliere ad esempio che quando creiamo un nuovo livello che abbia un nome piuttosto che un altro, l'opacità e soprattutto che quando si crea un nuovo livello sia in bianco e nero, in grigio, in nero o a colori. Ecco, se noi selezioniamo color, praticamente ogni nuovo livello che creeremo non ci sarà bisogno di settare anche questa da monocromo, ad esempio bianco e nero in colore. Adesso passiamo ad analizzare la palette dei colori. Qui, come vediamo, c'è un set di colori standard, cioè già con dei colori già selezionati, mentre sotto abbiamo la possibilità di personalizzare il colore attraverso appunto il cambiamento della tonalità, del colore stesso, piuttosto che dell'opacità. Questa visualizzazione non è l'unica, se clicchiamo su questo, su quest'icona possiamo vedere che ci sono diversi modi di visualizzare queste palette per controllare il colore. Quella che io preferisco è questa qui. Inoltre possiamo anche crearci noi dei set di colori che possiamo associare a delle tavole, a dei personaggi, a delle vignette addirittura, perché così i colori sono facilmente raggiungibili e se dobbiamo ritoccare, ritornare su quel particolare disegno. Questo si può fare cliccando su quest'icona, Edit Color Set. Come vediamo qui c'è già appunto la palette di colori standard. Noi possiamo creare un nuovo set di colori, dare un nome. Ok, adesso qui abbiamo la nostra palette vuota. Se vogliamo appunto aggiungere i colori che qui ho già usato, adesso in questo caso per recuperare il colore uso la pipetta per selezionare, ho sbagliato, il fondo del viso è qua, eccolo qua il mio colore. Devo usare quest'icona. Ed ecco qui il mio verde che viene messo così a caso, non riesco a capire perché non si situi qui all'inizio. Lo stesso posso fare per il contorno che io ho messo su un altro livello, questo colore per recuperare il colore. Clicco sull'icona ed eccolo qui registrato. Naturalmente qui posso cambiare colore. Vediamo di aggiungerlo magari su un altro livello. Ok, lo usiamo per colorare qui. E adesso che è selezionato, io clicco sull'icona e l'ho aggiunto ai miei colori che userò solo per questo personaggio che ho denominato alieno. Se il colore lo voglio cancellare, naturalmente clicco sull'icona del piccino di color.
E per passare di nuovo allo standard, ai colori standard, posso fare semplicemente così e ritornare poi a scegliere tra questi colori già preimpostati. In Manga Studio, per colorare, possiamo adoperare diversi strumenti, la penna, il marker, brush pen, pattern brush che contiene all'interno anche delle cose tipo aerografo. Possiamo usare anche la sfumatura, se usiamo ad esempio, se operiamo una selezione, oppure ne aggiungiamo un'altra, possiamo scegliere con colore un po' più scuro. Ora, se non è selezionato qui, il risultato che otteniamo è questo, cioè di avere la sfumatura retinata pura, però che non segue, no, non adopera il colore che scegliamo. Per far vedere meglio, ecco, se adoperiamo un rosso rimane sempre nero. Quindi, per avere una sfumatura invece colorata, dobbiamo selezionare qua, ed ecco qua che possiamo usare la nostra bella sfumatura di colori. Io in questo caso l'ho messa in un altro livello, così possiamo toglierla quando ci pare. Per lavorare un po' col colore, ecco, in questo caso possiamo usare, toglierne un vediamo quanto è grande qua. Ecco, se seguire un po' di più i contorni del viso, possiamo appunto usare la trasparenza per togliere il colore. La trasparenza serve appunto in tutti i casi in cui si usano gli strumenti per appunto eliminare il colore. Uno strumento che in debut non c'è, che invece è presente in Manga Studio X, è lo strumento per bruciare, che serve per scurire il colore, o questo, che serve invece per schiarire. Adesso un esempio. Come potete vedere, poi ripassandoci diventa sempre più scuro. Infatti questo strumento va adoperato con una certa perizia, perché altrimenti poi non si può tornare indietro se non usando il tasto. Ecco fatto. Mentre invece, se usiamo Dodge, otterremo l'effetto inverso, cioè di schiarire. E qui si può giocare sull'opacità, sul fatto di renderlo più o meno duro. Più grande lo usiamo e con più leggerezza riusciremo ad ottenere delle sfumature più leggere.